questo viola, il blu era un po' meglio. Ok, posso per esempio provare a fare con le matite acquerellabili. Qui ci metto un po' di rosso. Adesso io sto andando a caso e sto continuando a colorare anche lì mettendo il colore in base solo agli spazi e utilizzando le linee come margine tra una zona e l'altra. Allora, questo io lo lascerei così e passerei a un'altra cosa. Allora, prima vi ho fatto vedere un esempio di disegno casuale, cioè fai una serie di tratti e poi vai a cercare dentro queste composizioni di linee, diciamo, delle figure. Riconoscerci qualcosa dentro e quindi poi portarlo avanti. In questo caso io l'ho fatto con le matite acquerellabili e mi ha dato un risultato che non è che mi piaccia moltissimo, però diciamo poi uno, essendo lavori molto veloci, puoi anche fare 10 prove, 15 prove, no? E comunque c'è il vantaggio che ti permette di poi applicare delle tecniche e provarle senza avere questo obbligo di rifarsi a qualche cosa che esiste. Ok, un'altra cosa invece è utilizzare sempre il tratto così, un tratto molto libero, per fare invece cose che tu decidi prima, cioè metti caso io decido di fare, che so, una donna seduta oppure no? Vado a cercare le linee essenziali, mi faccio un disegno di base e poi questo disegno di base attraverso l'utilizzo di pennarelli o di appunto anche matite bianco e nero, quindi, oppure la penna, uno lo va a approfondire. Questo altro tipo di disegno, diciamo, presuppone che uno abbia in mente qualcosa, cioè che abbia archiviato in qualche modo
le posizioni, per esempio, del corpo umano, oppure si rifaccia delle forme che ha visto, per esempio alberi, oppure se si tratta di paesaggio, oppure che so, voglio fare una natura morta, quindi ci metto che sono un'arancia, quindi avere un'idea di arancia, avere un'idea di vaso, avere un'idea di... non necessariamente queste cose devono essere bei disegni, tra virgolette, no? Possono essere anche disegni storti, un po' particolari. L'importante è lo studio sia del segno, sia del, poi appunto della tecnica che utilizziamo dopo per tirare fuori. Io con questo tipo di tecnica ho tirato fuori delle cose che secondo me sono interessanti. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu!